Buongiorno a tutti, siamo ormai arrivati a fine del 2013 e come ogni anno voglio farvi gli auguri di buon fine anno e di uno splendido nuovo anno. La fine anno coincide in genere con i bilanci, si tirano le somme, si fa mente locale di quanto è stato fatto nell'ultimo anno e per la nostra amministrazione questo vale particolarmente perché siamo ormai alla fine del nostro mandato. Allora per questo motivo gli auguri quest'anno ve li faccio qua dalla Piazza Libertà perché ci aiuta a ricordare quello che la nostra amministrazione ha fatto negli ultimi anni. Ricordate che questa piazza non era neanche una piazza fino a qualche anno fa, ma era un parcheggio in genere circondato da edifici malandati e addirittura pericolanti. Bene, dopo qualche anno di interventi vedete alle mie spalle l'ultimo edificio a essere ristrutturato, il palazzo del Cottolengo, che fino a qualche anno fa anche questo era decadente e malandato e che grazie a una variante al piano regolatore è potuto essere ristrutturato e abbellisce oggi la nostra piazza, non solo, ma dà anche un bello scorcio di quello che è la nostra parrocchia qua alle mie spalle. E proprio a proposito della parrocchia, come vedete in prossimità delle reti verdi, si apre un passaggio pedonale pubblico che verrà inaugurato tra qualche settimana e permetterà liberamente a ogni cittadino di transitare da Piazza Libertà alla piazzetta della parrocchia evitando quella pericolosissima strettoia e transitando in assoluta sicurezza. E sullo sfondo della piazza potete intravedere la chiesa di Santa Croce, un altro posto dove abbiamo fatto un intervento rilevante nel 2013 perché abbiamo provveduto a ristrutturare l'organo del Conconi, un lavoro iniziato nel 2013 che finirà nella primavera del 2014 ed è un lavoro importante perché l'organo settecentesco rappresenta veramente un fiore all'occhiello per la cultura del nostro comune. E scorrendo vedete invece sulla destra un palazzo, un altro palazzo che fino a qualche anno fa era malandato e decadente, che grazie a una variante del piano regolatore è stato recuperato e abbellisce oggi la nostra stupenda piazza. Su questo lato della piazza potete vedere l'ultima opera realizzata nel 2013, cioè la posa di transenne fisse che permetteranno la sicurezza per i bambini che giocano sulla piazza in modo che senza accorgersene possano attraversare e andare sulla pericolosa provinciale. Come vedrete in questo angolo i lavori devono ancora essere conclusi perché insieme a questi lavori verrà anche fatto un passaggio pedonale in sicurezza per le carrozzine che possano andare su Viale Genero. Un altro intervento molto importante fatto negli anni scorsi che è il recupero del peso pubblico. Anche il peso pubblico, come ricorderete, era un edificio fatiscente e malandato, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo chiuso con queste splendide vetrate e ne abbiamo fatto uno spazio espositivo. E da questa parte invece, dietro di me, trovate l'ultima opera del 2013 fatta dalla nostra amministrazione, che è il recupero del primo piano del Palazzo dei Servizi Sociali, destinato all'archivio storico e destinato a ospitare il Museo di Cultura Contadina. L'archivio storico in particolare era costituito da una serie notevole di documenti di grande pregio storico che giacevano ormai da decenni in scatole incustodite e soggette all'usura del tempo. L'abbiamo recuperato con l'aiuto di storici ed esperti ed è in questo momento ricatalogato e sarà disponibile al pubblico che potrà vedere i documenti puliti e restaurati questa primavera. Ecco, con questo si conclude l'elenco delle cose che ci vengono in mente che sono state fatte nel 2013 e alcune anche in anni precedenti venendo qua sulla piazza da parte della nostra amministrazione. Io non so dare un giudizio e sarebbe un giudizio di parte se dicessi se è stato fatto molto, se è stato fatto poco, se è stato fatto bene o se è stato fatto male. Questo è quanto è stato fatto nel corso dell'anno e lascio a voi il giudizio di fine anno per sapere se il tutto è stato soddisfacente o meno. Da parte mia vi do un grandissimo augurio di buon fine anno 2013 e auguro di cuore a voi e a tutte le vostre famiglie uno stupendo anno 2014. Un abbraccio a tutti e ciao!